Con Piano Giovani che finalmente insomma, potrebbe riaccendere le speranze per questi ragazzi che in Sicilia non trovano occupazione e dove appunto la disoccupazione ha raggiunto livelli esasperanti. Sono 100 milioni di euro, tante risorse, ne metteremo altre nei prossimi anni per favorire il tirocinio formativo di tutti, anche degli giovani che vogliono fare gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri. Fino adesso è una misura che è stata destinata solo ai medici e quindi finalmente si aiutano anche i poveri a poter fare il tirocinio formativo. L'inserimento lavorativo, perché sarà prevista anche la possibilità per le aziende di incentivi per le aziende che assumono i giovani, ma anche la formazione on the job nel lavoro, no? Quindi che cambia completamente l'ottica in cui è stata fatta fino ad oggi la formazione solo sugli enti di formazione, invece qui diventano anche protagoniste le aziende. L'autoimpiego come possibilità anche di crearsi un'azienda, e se questo lo si fa poi nelle zone franche urbane si hanno sconti, praticamente non si pagano le tasse, quindi è una possibilità concreta per i giovani. Stiamo dando in pratica la possibilità, cambiamo completamente ottica, ai giovani non promettiamo il posto ma offriamo la possibilità di un lavoro concreto e la possibilità di non scappare più dalla Sicilia. Quindi le imprese potranno eventualmente assumere domani quei giovani che accolgono nella propria impresa per fare l'apprendistato? Certo, sono favoriti perché hanno degli incentivi per questo, e questa è una misura veramente importante che cambierà anche e finalmente potrà creare tanti posti di lavoro in Sicilia. Finalmente un piano rivolto ai giovani per rilanciare l'occupazione in Sicilia. Questa è la nostra risposta ai giovani siciliani, è un primo step, sono appunto come abbiamo detto 100 milioni per tirocini, apprendistato, ma apprendistato non solo con le università ma anche con le scuole, l'indennità per i praticanti, per quelle professioni dove appunto la pratica è obbligatoria, ma soprattutto dei finanziamenti a fondo perduto per le start-up di studi professionali e le start-up di impresa. Proprio alla luce di questi dati che ormai arrivano quotidianamente sulla disoccupazione giovanile, questa è la risposta che noi stiamo dando ai giovani. Quant'è l'indennità che verrà data ai giovani praticanti e quale invece quella appunto di chi li ospita, di chi fa fare il tirocinio? Sì, questa appunto è la priorità 1, che è divisa in due linee, linea A e linea B. La linea A è appunto quella dell'indennità per i praticanti. Questa è una priorità ancora sperimentale perché noi appunto abbiamo stanziato 12 milioni, abbiamo individuato quelle professioni dove la pratica è obbligatoria come appunto giurisprudenza, economia e commercio, abbiamo già avviato degli incontri con gli ordini professionali di queste categorie e insieme appunto stiamo costruendo l'avviso. L'idea è quella di dare come regione un'indennità di 300 euro che deve essere però cofinanziata dall'avvocato, dal commercialista dove il giovane fa pratica. Questo lo stiamo costruendo con appunto l'ordine dei giornalisti, in questo caso proprio in questo settore non escludo che magari amplieremo ad entrambe le categorie addirittura, questo però nelle prossime 2-3 settimane su questo campo proprio avremo le idee più chiare. Parliamo di apprendistato e cosa eventualmente andrebbe alle aziende che fanno fare tirocini appunto formativi ai ragazzi per poi eventualmente poterli anche assumere nella propria azienda. Sì, allora noi abbiamo individuato appunto due priorità, la priorità è quella dei tirocini, dove alla fine abbiamo seguito appunto quelle che sono stati i bandi a livello nazionale, quindi dove individuiamo appunto l'indennità per i tirocinanti e poi le agevolazioni per le aziende che alla fine di questo percorso assumono. E poi abbiamo l'apprendistato, abbiamo deciso di finanziare l'apprendistato di primo livello e di terzo livello, perché ad esempio l'apprendistato di secondo livello lo troveremo nella garanzia giovani, quindi non abbiamo voluto ripetere gli avvisi. Nel caso dell'apprendistato di terzo livello, appunto qua faremo degli accordi di rete tra le aziende e le università e la regione, e non escludiamo anche la possibilità di finanziare dei dottorati di ricerca. Invece per quanto riguarda l'apprendistato di primo livello, che è quello fatto con le scuole, anche lì utilizzeremo ad esempio il percorso, il progetto dei poli formativi, dove già stiamo mettendo in rete aziende e scuole, ma in tutte e tre comunque in tutte e tre gli avvisi ci sono degli incentivi all'assunzione.
assunzione, nel senso che alla fine del tirocinio, ove il giovane venga assunto, daremo un incentivo all'azienda. Avete chiaramente concordato questo aspetto proprio con le associazioni di categoria, no, che rappresentano le imprese? Sì, io ho detto appunto poco fa che abbiamo fatto questo protocollo d'intesa ad esempio con l'assessorato alle attività produttive e con l'assessorato all'agricoltura, che chiaramente stanno contribuendo a individuare le aziende, i percorsi da mettere in pratica. Diciamo che la cosa rivoluzionaria oltre al piano in sé è il fatto che ci sono rami dell'amministrazione che parlano e che stanno lavorando insieme, questa è una novità. Quando partiranno i bandi? Sì, come ha detto appunto il direttore generale, entro la primavera avremo già l'avvio dei primi bandi. Stanno finendo gli uffici e diciamo tecnicismi su rendicontazione e controlli, e quindi entro la primavera partirà il primo bando. Lo scorso mercoledì c'è stata una riunione in commissione attività produttive all'ARS proprio per parlare del testo unico attività produttive. Quali aspetti riguarda questo testo e soprattutto quando finalmente troverà applicazione? Il testo unico attività produttive è un corpus normativo molto corposo, quindi, perché comunque è composto da 219 articoli. Si tratta di un testo che è stato elaborato durante tutto il 2013 e condiviso già dal nascere con tutte le associazioni che rappresentano le categorie produttive. Abbiamo già stabilito comunque che avvieremo delle sottocommissioni, dei sottogruppi per non tanto velocizzare ma per affrontare il lavoro sulle modifiche e sulle integrazioni in modo attento e in modo anche efficace. Non c'è nessuna fretta di portare un testo unico in aula se prima questo testo non viene giustamente assorbito anche dal punto di vista non solo della lettura, perché comunque parliamo di un testo di 219 articoli. Non ci sono dei tempi, noi con Marziano speriamo comunque di lavorare in commissione per circa un mese.